You're insecure, don't know what for. Ieri tappa durissima, è arrivata questa maglia prestigiosa di miglior giovane, sicuramente una grande soddisfazione. Sì, sicuramente ieri era una tappa molto dura, data le mie caratteristiche mi sono difeso al meglio. Sono riuscito a rimanere coi migliori fino all'ultimo giro ed è arrivata questa maglia. Adesso vediamo di difenderla. Francesco, quante volate hai disputato in vita tua? Quante ne hai vinte? Cosa si prova quando parte lo sprint? Ma volate ne ho fatte parecchie, purtroppo ne ho vinte nemmeno la metà, ho vinto circa una quarantina di corse da quando sono professionista e niente, quando parti per fare la volata è sempre un'emozione unica perché ogni corsa ha la sua storia, la sua volata, ti ripeto, sono emozioni che sono abbastanza dure da descrivere, però speriamo oggi di poter fare una volata di quelle che restano gli albi d'oro. You're being shy, and to the way when I look into your eyes. Ben, ieri una tappa durissima, ma oggi potrebbe essere una buona occasione per te. Yeah, really hard stage yesterday, but, sì, la tappa di ieri era davvero dura, ho sofferto anche più di quello che credevo. L'importante è che la maglia sia rimasta in squadra e oggi ce la metterò tutta per aggiudicarmi questa volata. Ieri tappa durissima, bisognava tenere dura in salita, ce l'hai fatta e oggi ti prepari a disputare questa volata. Sì, finalmente ce l'ho fatta superare questa tappa che dopo le vecchie edizioni dove a questa tappa dura e saltavo ogni volta, quest'anno ce l'ho fatta. Oggi arrivo in volata e proverò a saltare da una ruota all'altra dei migliori velocisti. Sfrutterò lo sfruttabile, tutto il possibile per cercare un buon risultato. Matej Moric, questa coppia e Bartali sicuramente una buona occasione per te per fare esperienza. Sì, un giro a tappe come questo è sempre una buona occasione. Sono molto soddisfatto del lavoro che sto facendo per la squadra. Oggi il nostro uomo di punta è Elia Viviani e faremo di tutto per portarlo fino alla volata. Terza tappa di questa settimana internazionale. Coppi e Bartali, trofeo banca interprovinciale. Siamo con la partenza ufficiale della manifestazione, le maglie ufficiali di questa settimana internazionale Coppie Bartali, Crevalcore, una località segnata dal sisma, dal tremendo sisma che ha colpito in particolar modo l'Emilia Romagna, ancora evidenti le ferite del sisma, un messaggio dunque di rinascita che arriva anche dal gruppo sportivo Emilia che ha voluto questa tappa a Crevalcore, settimana internazionale Coppie Bartali, trofeo banca interprovinciale, 4 giorni nella storia del ciclismo, ma anche 4 giorni nella storia della nostra realtà. La partenza della tappa, una tappa completamente pianeggiante, dunque adatta sicuramente alle ruote veloci del gruppo. Un percorso di 13 km da ripetere 12 volte, una tappa dunque della misura di 159 km. Ancora le immagini sul gruppo, al passaggio sotto il traguardo troviamo l'azione che caratterizzerà la giornata di gara. Dopo soli 3 km di corsa, infatti al primo dei 12 giri del circuito sono usciti in fuga in 18. De Jesu, della Bardiani, Zilioli, dell'Androni Giocattoli, Pozdanova, della Rusvelo, Kudus, della MTN, Williams, della Team Novo Nordisk, Vanek, della Top Sport, Pierpaolo De Negri, della Vini Fantini Nippo, Vendolski, della Ducla Praga, Cambianica e Franzoi, della Marchiol Emisfero,
Konstantin Klimayuk della Amore e Vita Selle SMP, Mirko Tedeschi, Alessandro Petitti, Matteo Collodel della Team Idea, Gianluca Mengardo della Area Zero Pro Team, Gennaro Maddaluno della Utensil Nord, Luca Chirico e Riccardo Donato della MGK Vis Trevigiani. Questi gli uomini al comando, gruppo che in un primo momento ha lasciato andare i battistrada, ormai il drappello degli inseguitori che vediamo in questo momento è a 52 secondi in ritardo del gruppo. Ricordo, si tratta di un circuito da ripetere 12 volte, pertanto in questa prima parte il gruppo lascia andare. Vedete le splendide immagini del gruppo impegnato nell'inseguimento dei battistrada, un gruppo che lascia andare gli uomini al comando, ma naturalmente non lascia tantissimo spazio, cioè un vantaggio che va oltre i 2 minuti. Testa della corsa in movimento, Donato De Jesu della Bardiani CSF, Zilioli, Androni Venezuela, Kirill Pozdanekov della Rusvelo, Kudus della MTN, Williams della Team Novo Nordisk, Vanek della Top Sport, De Negri della Vini Fantini Nippo, Vendolski della Ducla Praga, Cambianica, Franzoi della Marchio L'Emisfero, Klimanuk della Amore Vita Selle SMP, Tedeschi, Petitti e Collodel della Team Idea, Mengardo della Area Zero Pro Team, Maddaluno Tensil Nord, Chirico e Donato della MGK Vis Trevigiani. Questi gli uomini al comando, come già più volte sottolineato, mentre il gruppo degli inseguitori è guidato dal uomo della Team Sky, con molto attivi anche i ragazzi della Team Neri che vogliono portare Chicchi in volata, ma sicuramente per gli uomini della Team Sky sarà Ben Swift l'uomo da portare in volata. Dunque, con ogni probabilità nella seconda parte della gara andremo a vivere l'inseguimento del drappello di testa, che verrà comunque portato a compimento sicuramente nel finale per evitare ulteriori controscatti. Questo almeno è come vengono gestite le gare per velocisti. Il passaggio a 5 giri dal termine, il vantaggio dei 18 uomini al comando è di un primo e 18 secondi, un vantaggio che non ha mai preso dimensioni ulteriori rispetto al minuto e 30 per quel che riguarda gli uomini al comando. Sono gli uomini della Cannondale in questo momento a guidare il gruppo, con il campione del mondo juniores under 23 Moric, che sicuramente lavora per portare in volata, per promuovere la volata del suo compagno di squadra Elia Viviani. Ancora le immagini sul gruppo, la svolta a destra dopo il traguardo, e ritorniamo sul drappello degli uomini in testa. Un vantaggio per quel che riguarda gli uomini al comando che va costantemente a diminuire sotto la spinta di Moric della formazione Cannondale. Lo abbiamo visto protagonista già in più giri di questo circuito, guidare il gruppo che si sta riportando sul drappello degli uomini al comando. Del resto sono già transitati ai meno 5, ormai è giunto il momento di forzare i tempi per nel finale raggiungere il gruppo dei battistrada, evitare che ulteriori ciclisti effettuino azioni di forza per sentendosi battuti in volata e dunque evitare l'epilogo in volata. Infatti sono le squadre con i migliori velocisti a portarsi al comando, segnalati in forte rimonta il gruppo, 32 secondi sono gli uomini della Neri Sottoli e della Cannondale a guidare in questo momento il gruppo tra i
più determinati in questa azione di inseguimento è il campione del mondo della Cannondale Moric, gruppo allungato, dicevamo ci avviciniamo alle battute finali e dunque lì che si andrà a chiudere definitivamente l'inseguimento del drappello degli uomini al comando per poi vivere nel finale la volata. Con la sintesi andiamo all'ultimo giro, al suono della campana in gruppo si presenta compatto, il ricongiungimento è avvenuto a 30 km dal termine e nelle fasi finali si sono gli uomini della Sky e Neri a controllare la situazione nelle prime battute, nelle prime posizioni del gruppo. Dunque inizia l'ultima tornata, gli ultimi 13 chilometri, ci si prepara alla volata finale, vedremo chi sarà il vincitore, il protagonista assoluto di questa terza tappa. Da ricordare che Ben Swift si è aggiudicato la prova di apertura, la prima semitappa della prima frazione. In gruppo ci sono velocisti di tutto rispetto come Elia Viviani, come tanti altri. Siamo ormai alle battute finali con il gruppo che si sta mettendo nel vialone di arrivo, lanciata la volata, ormai sono 500 metri che li dividono al traguardo, gruppo compatto, vediamo dal in fondo al vialone, stanno portandosi al comando sicuramente gli uomini più veloci, vediamo Elia Viviani, Ben Swift, Rino Gasparini, Luca Wackerman, sono i ciclisti che stanno portandosi al comando testa a testa tra Viviani e Ben Swift ed è il portacolori della Cannondale che regala questo splendido successo al ciclismo di casa nostra, al ciclismo italiano. Al secondo posto Ben Swift del Team Sky, terzo posto per Rino Gasparini della MGK-Vis, da ricordare che i primi tre della classifica vantano trascorsi di pistard di ottimo livello, Viviani è campione d'Europa in carica nella corsa a punti e della Madison, Swift nel 2012 ha vinto il titolo mondiale nello scratch e Gasparini ai mondiali juniores del 2009 ha conquistato la medaglia d'argento nel Keirin. Non cambia la classifica generale con Peter Kennag al comando con 42 secondi su Manuel Bongiorno e Dario Cataldo ed un minuto su Dario Cataldo. Sicuramente oggi come ieri non è stata una giornata facile perché la fuga da contenere di 16 corridori non era semplice. Abbiamo messo subito Bettiolle e Moric a tirare, che comunque sono due giovani talentuosi che stanno facendo tanta esperienza, e siamo riusciti insieme alla Fantini, insieme alla Neri e a tutte le altre squadre a contenere un po' questa fuga, però la media di giornata è stata veramente alta, quindi giornata difficile dopo la giornata difficile di ieri, ma Sabatini e Caruso poi hanno fatto un grande lavoro nel finale per tenermi sulle ruote di Swift, che Sabatini ha lanciato una bellissima volata, poi ho cercato subito il confronto diretto a 200 metri dall'arrivo con Swift e ho avuto la meglio. Sto lavorando per migliorare proprio in volata, per vedere poi di essere competitivo con i big delle volate al giro e questo è un buon segnale per essere la prima corsa dopo il rientro dal mio primo stacco stagionale. E lì hai lottato per il podio con altri due pistard, questo vuol dire molto. Ah, sicuramente è bello che comunque Kenna sia un campione olimpico e ha vinto ieri, e Swift ha vinto la prima semitappa e anche lui è campione del mondo della pista, oggi è toccata a me, quindi direi una coppia Bartoli all'insegna di pistard che però dimostra ancora di più il fatto che si possa far bene su tutte e due le attività.